Ciao manutentori, benvenuti nel mio garage, io sono Stefano. Vi presento un altro prodotto che mi ha mandato Banggood. In questo caso parliamo di un mini Dremel. In realtà lo potremmo chiamare smerigliatrice assiale o rotary tool, come dicono gli inglesi. Insomma, è un piccolo apparecchio fatto, diciamo, a penna che serve per levigare, per incidere e per fare diverse lavorazioni, piccole lavorazioni. Quanto piccola è questa macchinetta? Infatti, guardate in che scatola è contenuta. Dalle foto mi sembrava la solita imitazione del Dremel, quelle un po' cicciotte. In realtà, nulla di tutto ciò. Andiamo a vedere, ma prima sigla. Mi è capitato un po' quello che capitava chi ha una certa età, diciamo credo dai 40 in su, si ricorderà di Postal Market, Euronova, erano diciamo l'antesignano degli attuali Amazon, Banggood, eccetera. Vedevamo un prodotto su un catalogo cartaceo, sembrava bello, grande, lo ordinavamo senza troppo pensarci, ma in realtà le dimensioni c'erano scritte, ma si tendeva a non guardarle perché le foto erano fatte talmente bene da far sembrare qualsiasi cosa più grande di quello che fosse. E poi arrivavano a casa e ci trovavamo delle cose minuscole, dicevamo, ma io davvero questo ho ordinato? Poi andavi a vedere e dicevi sì. In questo caso, diciamo, è successa una cosa simile. Con la differenza però che le dimensioni minuscole, anziché essere state una delusione, sono state una piacevole sorpresa. Andiamo subito ad aprirlo. E senza mezzi termini, guardatelo. Cioè, guardate quanto è piccolo. Prendo il metro, ma potrei prendere anche il calibro per misurarlo. È lungo 15 centimetri, anzi 14. Per uno spessore di circa 3, massimo qui. Quindi è veramente piccolo, come, che ne so, una sigaretta elettronica? Boh, non lo so. Insomma, è minuscolo. È ricaricabile, ha una batteria da 4 volt, che poi in realtà sono 3,7, e 600 mAh, quindi non una batteria enorme, diciamo, come capacità, ma considerato quello che ci dobbiamo fare, va bene. Si ricarica con una normalissima micro USB e viene dato in dotazione il cavo di ricarica, ma non un caricabatterie, utilizzeremo quello di un qualsiasi telefono. Si innesta il cavetto qui sul culetto della macchina e si può andare a ricaricare. Una cosa che non ho controllato, sinceramente lo controlliamo adesso insieme, è se funziona anche con il cavo innestato. Vedete che comunque nel momento in cui la vado a ricaricare ci indica con i LED lo stato della carica. Finché è rosso è in carica, quando diventa verde è carica. In realtà l'ho usata poco, quindi dovrebbe essere quasi completamente carica. Vediamo se, ecco, non funziona se è in carica. Comunque intanto che la carico vi faccio vedere il resto. Per il resto ha un solo tasto di comando e qui il dispositivo per bloccare il mandrino. Questo serve perché questo cappuccio lo si svita, tra l'altro non ha invito per attrezzi, è fatto per essere avvitato e svitato completamente a mano. Dentro c'è un porta inserti di quello che mi sembra essere ottone. Questo è quello della misura grande, in dotazione ce n'è uno della misura più piccola. Nel momento in cui andiamo poi a inserire una qualsiasi punta e proviamoci, poi vi farò vedere le punte in dotazione, ecco, vado a inserire questa che è una punta perforare, dato che può essere usato anche per piccoli buchi. Infilo il cappuccetto e poi stringo, poi inizierà a girare, come potete vedere voi stessi. Quindi premo il tastino di blocco del mandrino, sentirò un click. Eccolo qua, click. Dopodiché potrò andare a stringere con forza. E il nostro inserto è chiuso. Andiamo a vedere i comandi, bisogna staccarlo. Quando l'accendiamo, guardate i LED. Si accende il primo LED, parte alla massima velocità, poi si stabilizza alla minima, alla seconda pressione va alla media, alla terza pressione va alla massima e poi si spegne. Oppure se lo usiamo alla minima velocità, con una pressione prolungata del tasto si spegnerà senza passare per le altre velocità.
idem per la seconda velocità. Nella terza chiaramente la cosa non serve, basta una pressione lieve senza dover aspettare. Quindi proviamo con uno di questi inserti per levigare che balla nel porta inserti, di conseguenza dobbiamo andare a sostituirlo e metterci quello più piccolo. Togliamo quello grande, inseriamo quello piccolo, mettiamo il suo collare, andiamo a mettere dentro la punta inserto, serriamo e proviamo, vediamo un po'. Vedete che se forzo tanto lui si ferma. Ecco, una cosa che mi viene tante volte spontanea è di premere qua per spegnerlo. Assolutamente no, perché quello è il blocco del mandrino. Non bisogna premere questo tasto intanto che funziona. Proviamo un altro inserto, per esempio questo cilindrico. Vedete che per smussare i bordi va benissimo. È fatto per piccoli lavori, non può certo fare quello che normalmente pretendiamo da un Dremel normale. Infatti io qua mi sono preparato la valigetta di inserti della Parkside proprio perché volevo vedere che cosa è meglio non fargli fare. Per esempio, ora ho montato un piccolo disco da taglio. Anche qui non mi aspetto nulla in realtà, ma proviamo a vedere che cosa fa con questo tubetto di alluminio. Questi sono lavori che si fanno con Dremel di dimensioni molto più ampie e più potenti, però ci proviamo lo stesso, vediamo. Vabbè, diciamo che ce la potremo anche fare con molto impegno, senza spingere tanto. Andiamo allora a fare quello per cui lui è stato progettato. Diciamo che vi ho fatto vedere per ora quello per cui non è stato progettato. Orario in cui arrivano i vicini, sentirete rumore. Inseriamo questo accessorio che, visto così, può sembrare non si sa bene che cosa, ma semplicemente è un supporto per questi cilindri abrasivi. Eccolo qua. Quindi, a parte andare a farsi il manicure, che a parte gli scherzi potrebbe benissimo essere adatta per il manicure questa macchina, perché è talmente piccola e maneggevole che per il manicure potrebbe benissimo essere utilizzata. Ma andiamo a vedere un attimo invece. Ecco un utilizzo più, diciamo, consono, quello di fare piccole smerigliature su legno e altri materiali. Ma ancora di più, vi dico, io lo terrò soprattutto per un utilizzo al quale magari forse non pensiamo tante volte,
Ma il fatto stesso che vengano fornite una serie di punte diamantate, vedete, di diverse fogge, tipo questa fatta a ogiva, questa conica, cilindrica e a pallina, che è quella che andrò a usare io. Poi ci sono feltrini che servono per pulire e lucidare, anche qui ne abbiamo di diversi tipi. Ma adesso andiamo a vedere queste punte diamantate, poi c'è spazzolina sempre per pulire, quindi vedete che in base agli accessori che vengono dati in dotazione è anche un po' delimitato il suo campo d'azione. Io invece avevo voluto cominciare con degli accessori che non erano i suoi e è evidente che la cosa non funziona, non ha abbastanza potenza. Quindi montiamo la nostra bella pallina diamantata e guardate una cosa. Attrezzi in un luogo di lavoro, magari. Adesso mi appoggio e avviciniamo la telecamera. Quante volte può capitare che qualcuno ci freghi gli attrezzi e poi vai lì e gli dici: "Ma guarda che questo è mio"? No, è mio, ok? Guarda, caro, che questo è mio, vedi che c'è scritto? E questa secondo me è una delle cose più belle. Poi però, questa ve la faccio vedere a posteriori, vedete, qualcuno li usa anche per intagliare il legno. Questa è fatta veramente male, sembra fatta da un bambino di 3 anni, ma vabbè, era una prova che ho fatto così, assolutamente senza disegnare prima a mano libera e con un accessorio anche sbagliato. Vedete che si può fare anche con la punta diamantata, anche se magari non è proprio il suo utilizzo principale. La punta diamantata è più per incidere metalli e vetro. E per esempio, proviamo a incidere questa bottiglia. Viene anche molto bene. Possiamo pensare anche di fare dei disegni. Che è piuttosto facile, devo dire. Poi in pratica con questa che è tonda facciamo segni piuttosto ampi, facciamo questo tipo di segno, se ne utilizziamo una più sottile, come può essere questa. Addirittura non incidiamo, guardate. Questo perché questa non è fatta per essere usata in punta. Proviamo in un altro modo. Ecco. Vedete che con questa invece possiamo incidere superfici più ampie. Top Shack TSMG 1. Piccolissimo, maneggevolissimo e non adatto a grossi lavori. Questo l'abbiamo dimostrato, però non mi preoccupo più di tanto, non mi aspettavo che riuscisse a tagliare l'alluminio, anche perché se esistono apparecchi più grandi è inutile poi che ne facciano di così piccoli, a ognuno la sua. Questo è perfetto e maneggevolissimo per le incisioni. Per le incisioni è una cosa eccezionale, perché ne avevo uno di quelli della Parkside, ma esiste della Dremel, fatto alla stessa identica maniera, che anziché avere la punta rotante ha la punta, diciamo, che vibra, che oscilla, e si andava decisamente, a parte che è molto più grosso, ma si andava veramente male. Con questo mi trovo benissimo, anche perché io sono mancino, come potete notare, e per i mancini è tutto un po' più difficile, soprattutto quando bisogna scrivere con cose che non sono la solita penna. Già con la penna si fa fatica, figuriamoci con altri strumenti, e con questo veramente ci si trova da Dio, lo possiamo proprio chiamare una penna per incisione, se vogliamo, anche se poi abbiamo visto che qualcosina in più fa, come rifilare bordi, levigare legno, ma sempre per quanto riguarda piccole superfici, rifiniture. È un attrezzo da modellismo e da incisori, c'è poco da fare, questa è la sua funzione. Ma nell'ambito del suo campo d'utilizzo, secondo me è
eccezionale. L'unica cosa che potrebbe essere migliorabile sarebbe magari la possibilità di utilizzarlo anche collegato al caricabatterie, perché quando ci ritroviamo con la batteria scarica, è vero che non ci mette una vita a caricarsi, però dobbiamo star fermi, c'è poco da fare. Per il resto mi ha soddisfatto moltissimo. Il prezzo nel momento in cui faccio il video è attorno ai 10 euro, 11, comunque un prezzo veramente bassissimo. Potrebbe oscillare, ma io comunque mi farò dare dei codici coupon, dei codici sconto da mettere poi nel primo commento in descrizione del video per avercelo sempre a dei prezzi concorrenziali. Spero che il video e il prodotto vi siano piaciuti. A me ha entusiasmato, anche se poi nel video voglio sempre tirare, tirare, tirare fino a dove lui non può arrivare, ma comunque l'avevo usato per incidere, per esempio, vi racconto un fatto, chi è arrivato qui ormai vuol dire che vuole vedersi tutto il video. Io a casa ho i contenitori da cucina, quelli ermetici di plastica, tipo giostile, diciamo così. E siccome abbiamo mia suocera che spesso ci porta da mangiare, oppure mia moglie porta da mangiare a mia suocera, assaggia questo, eccetera. Insomma, abbiamo fatto un gran casino con i contenitori. Allora, cosa mi è venuto in mente di fare? Con la mia bellissima pennina incido tutti i nostri contenitori, così non ci possiamo più sbagliare. La stessa cosa che vi ho fatto vedere con gli attrezzi da lavoro. Incidiamo, incidiamo, così non ci possiamo sbagliare. A me capita anche al lavoro di dover rifare dei numeri di matricole diventati illeggibili. E con questi attrezzini qua andiamo veramente da Dio. Anzi, prima ne avevo appunto uno simile a quello della Dremel, un mio collega a quello della Dremel, però si va male perché batte e quindi è un po', boh, non so, non mi piace. Con questo qua ho trovato l'America. Mettete mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati sulle novità e utilizzate ovviamente i link che lascio, oltre a quello per acquistare questo prodotto, anche quelli degli altri prodotti Banggood e poi anche quelli di Amazon, con i quali voi entrate su Amazon, fate i vostri acquisti, non spendete nulla di più e aiutate il canale. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!